mediterò sui tuoi comandamenti e considererò i tuoi sentieri. Vi è mai capitato di camminare per le strade della città di notte? Spesso ci sono persone nel centro come se fosse giorno, ristoranti aperti, persone che camminano e che bevono con gli amici. Mi chiedo, cosa sta cercando la gente? Cosa sta cercando a quest'ora? Che cosa li motiva ad essere svegli? Cosa spinge una persona ad andare per la strada alle 2 o alle 3 di notte? È difficile da dire. C'erano notti in cui anche il salmista è rimasto sveglio, contemplando la bellezza della luna e delle stelle. In notti come queste ha detto: mediterò sui tuoi comandamenti. I consigli di Dio erano la sua guida. Gli hanno mostrato la strada per la vittoria. L'autore del Salmo 119 aveva imparato il segreto di una vita felice. Il consiglio divino era la fiaccola che illuminava il suo cammino in mezzo al buio che doveva attraversare. La vita è bella, ma in ogni angolo ci sono ombre che fanno paura. Ti potresti perdere se non hai una torcia. Nella seconda strofa di questo salmo, che va dal versetto 9 al versetto 16, esprime il suo amore e il suo rispetto per la parola di Dio. Questa strofa si chiama Beth, seconda lettera dell'alfabeto ebraico, che ha anche la radice della parola casa. Ho conservato la tua parola nel mio cuore. Il cuore del salmista era una casa dove sicuramente abitavano i consigli divini. In effetti, è stato questo che ha garantito la felicità al salmista. Quanto è difficile imparare a dipendere da Dio. Non è fragilità, è umiltà. Quante volte una persona deve piangere e sbagliare per capire che senza i consigli divini ogni tentativo umano è vuoto e senza senso. Non uscire di casa oggi senza essere sicuro che stai andando a camminare nelle vie di Dio. Nel silenzio del tuo cuore, di al Signore, mediterò sui tuoi comandamenti e considererò i tuoi sentieri. Che Dio ci benedica e buona giornata.